Eccoci, questa sera vi farò vedere una ricetta diversa. Quanto sarete stufi del solito spaghetto alle vongole? Volete sorprendere vostra moglie, vostro marito o semplicemente i vostri amici? O farvi perdonare dalla vostra fidanzata o fidanzato? Io facevo sempre così quando litigavo con la mia fidanzata. Facevo sempre un piatto diverso, carino, per farmi perdonare. Andiamo avanti con la ricetta. Ma prima volevo ringraziare tutti per aver acquistato il mio grembiule. Non mi sarei mai aspettato tutti questi acquisti, siete stati davvero carinissimi, perché alla fine sono un semplice ragazzo, vi apre la telecamera e vi regala ricette, e non sono quindi famoso. Siete gentilissimi, guarda, mi fate emozionare. Andiamo avanti, altrimenti piango. Queste sono già lavate e spurgate. Se volete stare più sicuri che non ci sia sabbia, batterate le sbattete dentro una padella o nel vostro lavandino. Ok, non si sono aperte, quindi non hanno sabbia. Procediamo con la ricetta. La prima cosa che faremo è andare a calare prezzemolo e basilico dentro l'acqua bollente per circa 30 secondi. Passati 30 secondi, direttamente dentro l'acqua gelata, fatelo freddare per bene. Se avete il ghiaccio è ancora meglio. In quest'altra pentola andiamo a calare le patate tagliate a pezzi e le facciamo cuocere circa 10-12 minuti. Fate dorare l'aglio, aggiungete un po' di peperoncino e poi mettiamo le nostre vongole e le facciamo aprire. Quando cominciano ad aprirsi le nostre vongole, aggiungete un goccetto d'acqua. Vedete? Le nostre vongole sono belle aperte. Una parte le andrete a sgusciare e le lascerete in padella. E un'altra parte le metterete dentro il contenitore coprendoli con la pellicola in modo da che rimangano umide. Le nostre patate sono pronte e già le ho messe nel bicchiere. Andiamo a prendere il nostro prezzemolo e basilico. Non occorrerà strizzarlo perché ci aiuterà a rendere più liquida la nostra crema o il nostro bagnetto verde. Aggiungete semplicemente un po' d'olio d'oliva, extravergine d'oliva, un pizzico di sale, un goccio d'acqua. Chiudete e frullate tutto. Il nostro bagnetto verde è pronto. Una parte lo metterò dentro questo pentolino. Vedete la densità? Né troppo liquido né troppo denso. Au pois, al punto giusto, come direbbero in Francia. Calate i nostri spaghettoni quadrati. Quando mancheranno 4 minuti alla fine della cottura, andiamo a scolare la pasta e finiamo la cottura in padella. Ecco la nostra pasta, vedete? Cremosa, lando al punto giusto. Procediamo ad impiattare. Allora, cosa faremo? Farò una porzione piccola perché mi serve per la foto, non vi offendete, eh? A casa facciamo un piattone più bello. Al centro del piatto andiamo a mettere il nostro bagnetto verde. Quindi non ho messo prezzemolo nella pasta perché lo richiamerà questo. Posizioniamo la pasta al centro del piatto. Una volta sformato, apriamo le nostre vongole che saranno ben umide. Andiamo ad aggiungere un po' di salsetta. Chiudiamo con la nostra vongole e infine qualche lamella di bottarga. E il nostro piatto è pronto, spaghetto alle vongole diverso con bagnetto verde. Un bacio a tutti!